Federico, però questa la rilascio. That's incredible. Ragazzi. Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte, ma qui. Eccolo qui, ragazzi. Ecco qui, come dicevo, il mare sembra good. E quindi mi sembra giusto fare l'ingresso da qui e cominciare subito a lanciare da questo spot. Oppela! Eccoci, amici. Allora, per il mare che abbiamo oggi, allora, mi sembra bello, ancora bella limpida l'acqua, quel bell'azzurro che piace a me, cioè quel blu scuro che rispecchia un po' il nuvolo del cielo, e ci vado assolutamente di Highborn 98, come diceva qualcuno degli iscritti, artificiale che punge non si cambia, ogni tanto lo cambiamo pure, ma ci do e ci faccio un grande affidamento, anche perché mi sembra il mare suo, non troppo mosso, quindi facilmente governabile. Buono, cominciamo. Di corsa a sud, ho avvisato Ruggero che sto andando verso di lui, ma qua io vedo delle belle onde, ma questa pina se la merita sto spot. Si sono messi proprio sulla punta dell'uscita del fiume. Sì, vedo delle sagome, non so se riuscite a vederle anche voi. Vabbè, più siamo e più riusciamo a scandagliare la zona con anche con diverse tecniche, con diversi artificiali, quindi alla fine va bene, ecco, poi ognuno c'ha la sua pescata, e quindi, come dire, se tutti cappottano c'è qualcosa che non va. Siamo a questo punto, come sempre, e ci facciamo l'ultimo tratto di mare, veramente un sacco di pescatori. Come va? Niente? No, guarda, 20 minuti questo.
non fa niente. Ma ci sta pure Ruggero, ma... Ah, si è spostato. Si è andato verso Alba. Oh, non ho fatto il giro. Non c'è niente da fare. Oh, eppure, perché è un Oscar. Se il tamone sembra una frega, cioè dovrebbe uno la vecchia pa. Il rumore che si fa. Ma stai con gomma o hardbase? Perché io salendo ho incontrato una marea di alghe e allora ho messo la gomma. Ma questi evidentemente si mettono bene i piombi quando lanci. È riemerso. È brutto segno. Cioè la regina è circondata. Oh, io sto a registrare, dopo se pubblico taglia. Vabbè, quando diciamo cose che non si può dire, taglia. Viene una cacciata di qualche tonno, qualcosa. Ma dai. Ma adesso non mi permetto, ieri sera qua. A mattina, dov'è? Al Tronto uno mi ha scritto che ha assistito a una mangiata di un tonno allucinante. Guarda, c'è stato 30 secondi a mangiare. C'ha pure? L'avrà pure spaventata. Sta là, è proprio che gli dice, dai, dove l'accaggiamo. Poi... Madonna, il tonno si crepa. Allora, io il tonno l'ho pescato, mi ha portato un amico mio. Allora, il primo me lo fece ricacciare. Dopo il primo disse, speriamo che non abbocchi più, perché mi crepò. Un male di braccia, di gambe, di spalle che... Eppure... Ma pure il colore dell'acqua fa ammattire, cioè... Se non ha già dato. Spinner, anzi no, adesso siamo in 5, la stiamo insidiando in tutti i modi possibili, chi con le gomme, chi con l'hardbait, ognuno con la sua tecnica di pesca. Il mare a tutti sembra ideale, ma evidentemente così non la pensa la nostra amata regina per il momento, perché poi tutti quanti ci aspettiamo da un momento all'altro una bella testatina. Il nostro mentore Ruggero, vediamo che cosa ci dice, andiamo a salutarlo. Eccoci qua, Ruggero, niente? Tutto bene. Che ha preso un po' d'acqua,
Ma l'acqua da dove? Da mare, no? Da cielo però. Sì, da mare, da mare. È salata, questo non c'è dubbio. Niente da fare? Il mare è bello. Il mare è bellissimo, infatti io ho un consiglio per gli amici del canale. Che consigli per un mare qui? Non posso consigliare, io ho provato la gomma, ho provato tutto. Gli anguillini, ho provato un po' di tutto. Ho provato tutto al gradino, da giù fino qua. Però che ti devo dire, siamo 5 pescatori qua. Beh, infatti è quello che è strano. Sono facciata a galla, che sono cattivo da sopra. Addirittura. Ah, un paio d'ore fa, un'ora e mezza fa. Ma con un popper una cosa ci hai provato? Il popper no, è stato col VTT, ma lui col VTT ha... Cefalo non vedi che attacca a galla, dai. A me me l'attaccavo però. A galla? Allora può essere il cefalo? A me me l'attaccava il cefalo. Io tutti i cefali che ho preso, tutti che l'ho buttato di. La schiumata, poi la cacciata proprio, però gli ha lasciato. Può essere, a me mi attaccavano. Io ce l'ho. Ti sei divertito? Porca miseria, mi stancai alla fine. Cioè era ogni là e poi cambiando artificiale non mangiavamo più. Lui è Paolo, è un altro amico spinner. Sì, un altro iscritto. Conosco, grazie a lui. Niente da fare, qua bisogna andare in pescheria, dai. Sembra che nemmeno là l'hai là una volta non ci stava, anche là. Mo' dobbiamo vedere se... Ma cazzi che... Però è... Non lo scordo nemmeno. Dove? Giù al braccio. Giù al molo, giù al moletto? Non ci sono andato. Giù al molo ci sta parecchia gente. Sono passato con la macchina. Là sarà buono, questo lo scordo. E lì la scrivola, se viene là, viene per cacciare. Però che ne so, io stare due ore là a lanciare diventa troppo una cosa statica, capito? È vero. No, lì alla fine uno ci può fare un passaggio. Là puoi intagliare, ci sono molti sassi, soprattutto là quel ragazzo vedere. Là ci sta un sasso là sotto. Infatti là ho pescato quasi sempre a galla, io perché ce li so. Se ce n'è uno maledetto. Che ne so, a me mi piace più andare a cercare la spinning. Sì, beh vabbè, ma è più bello, Lo spinning è quella, la pesca in movimento, cioè. Attività dinamica. Se no diventa una pesca, metto uno a allora, set... lì la puoi prendere, stai là 2-3 ore, come uno che si mette in voce, sta 2-3 ore là, prima o poi la spirola se vuole cacciare va là. E la puoi prendere. Se c'è intenzione di cacciare, se no gli puoi mettere pure 100 euro su mosca. Niente. Niente da fare. Non si caccia. Vabbè. Ma questo l'hai fatto tu pure? Questo è un... gli americani lo chiamano dottor Spice Pencil. Che l'hai fatto? No, questo è legno di samba, è un legno di samba. Guarda che meraviglia. Con dei pesi più in fondo per cercare di mantenere sempre l'assetto durante l'anno. Bellissimo. Mo quasi questo quasi sera... vengo io a mangiare. Tu lanci e vado a mangiare per quando è bella. Bello veramente questo. Come si chiama? Questo beh, una matita di superficie. Pencil surface. Surface superficie, giusto? Sì, sì. Pencil surface. Però io lo chiamerei più un VTT perché si muove come un VTT, insomma, capito? Anche se non ha la forma un po' più particolare. È tipo arapaima, il pesce tropicale. Un po' ondulato. Bellissimo. Ogni tanto mi sto a cambiare. Come mi viene la fantasia, faccio senza un artificiale, lo disegno, faccio la dima, lo disegno su una dima, poi incollo la dima sul legno di samba, sul bustellino di legno di samba, lo sagomi. Comincio a smussare a mano, piano piano, e poi dopo lo carteggio, fino a dargli la forma desiderata, diciamo. Poi lo tagliamo per mettere l'armatura, perché l'armatura è una cosa importante. Certo, armatura d'acciaio, no? Acciaio vino, sì, questo è un millimetro. Dipende, se fai la caccia grossa 1,2. Devi aumentare. Però penso che qua da noi pesci che ne svuota il mulinello io non l'ho mai incontrato. Sì, grossi serra, vabbè, l'ho preso. Anche le palamite a San Benedetto. Però insomma un'armatura. Molti sai che fanno? Prendono un pezzo di acciaio, il tondino d'acciaio inox, fanno come un occhiello avvitato col giravite, col trapano, e viene fuori sto occhiello e lo avvitano
ho capito. Con la giannellina, acritica. La acritica, però è meno stabile di questo. Questo sì, con l'armatura è più stabile. Tanti, pure quella avvitati, però non gliela fa. Ho preso la tenaglia per cercare di romperlo. Se ne esce. Ho rotto l'artificiale, ma la forchella una volta che entra non esce più. Con l'ATAC diventa, poi dopo ci passi i bicomponenti, l'ATAC è tutto, diventa ancora più saldo, capito? Vabbè, ognuno fa come vuole. No, no, vabbè, ma questo è bello, è una bellissima... Questa è la natura passante proprio, passante tutta. Dall'inizio alla fine. Ho fatto due treni, questi. Allora, ce n'ho uno color fucsia, rosa, uguale a questo, però è rosa. E poi per dargli quei disegni sopra, che c'è? Già uno stampo che no. glielo applichi e spruzzi lo spray? Sai che si usa, Federico, le retine. Ah. Ci sono diverse retine, diverse grandezze. Io ho preso una grandezza media, diciamo, quando è ben asciutto l'appoggi sopra, lo copro con la retina, lo chiudo con le pinzette qua sotto, sai, qui per la carta, yes, poi con la bomboletta la sfumata veloce e basta, sì, poi dopo togli le pinzette, la retina, no, scorda che escono dei gioiellini, insomma, e poi dopo in ultimo passiamo la resina etossilica, però questa non la devo cambiare perché mi hanno dei problemi d'inverno, non viene bene. Devo scaldare il locale. Il calore fa parecchio, fa. Non sopporto le basse temperature. Allora escono fuori quei cazzo di fuori, quei crateri, capito? Ah, che brutto. Ma più per noi che per la spigola, sì, perché. Cazzo di crateri. La spigola ne bada i crateri. Però come si dice, l'occhio vuole la sua parte. Eh no? Certo, certo. E allora sono costretto a dargli la seconda mano, anche la terza, capito? Finché non viene bello luccio, 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 poi piace a me. Passa un po' di tempo, capito? No, vabbè, la pesca è fatta anche di un lavoro a casa. Qua a Fiume non sono andato più, sono andato... Bello, quello a mio fratello l'ho detto. Sono uscito un'ora e mezza proprio di orologio per fare due cavene e ho dovuto lanciare proprio... Forte. Ho fatto quei due o tre posti che conosco bene, ma l'acqua si è abbassata e trasparente. Troppo pulita. Cavedono per essere attivo con l'acqua un po' velata e poi deve crescere di livello, capito? Allora è cattivo, allora ti diverti. Quando l'acqua è pulita è più docile. Devi stare accucciato perché sei tutta uno che ti vuole. Avvenite. Vabbò, facciamo sti due lanci, dai. Facciamo vedere a sti amici del canale una spigola, porca miseria. E qua non si scrive più nessuno. Quello è lo spigolo. Se ne esce una spigola stasera, dico, no. Però secondo me le maree, questa non è ancora, non è alta, perché però si sta alzando. Solo che fa caldo, la temperatura è troppo alta. Però dovrebbe cambiare, lì c'è un po' di freddo. Dovrebbe arrivare la perturbazione, ma già da oggi dava 8 gradi. Ma è a 3 metri, no? 3 metri in alto. Ah, madonna! 3 metri. Sei esagerato. Quindi rifà la mareggiata che si riporta via mezza... Se li porta fuori. La miseria, siamo tutti qui. Tutti in cerca, tranne la spigola, lei non è in cerca, pare. Fastidio. Allora, ho letto di uno che praticamente usa il popper per infastidire la spigola quando non mangia. Dice, no, praticamente metto il popper, gli do un po' fastidio, tolgo il popper perché dice al popper non ci mangia la spigola, e metto altre artificiali. Allora, per mangiare col popper la spigola deve stare proprio cattiva, super attiva, deve essere, col mare formato. Allora, ma non sta andando a guardare, diciamo, a tante sottigliezze, perché lo scambio per un biscerino ti sta fuggendo, no? E certo. Quindi lo può attaccare, ma con l'acqua chiara non ci va. Io personalmente non ci ho preso niente. Eppure mi piacerebbe, è il mio sogno. Ho preso, siamo a Figicuro che ha petato. Però il popper fa troppo rumore. Fa troppo rumore, sembra un pesce assatanato, che te posso dire? La spiga invece vuole
vuole un approccio più... Vuole il pesciolino delicato, in difficoltà. Esatto. Non ti dimenticare mai che la spigola ama il boccone fragile. Non vuole un pesce che fugge velocemente. Lascia aperto, ci rinuncia, capito? La volete ricattare o no sta spigola? Dai, facciamo altri due lanci e ce ne andiamo. Io trovo la mirina, va, vediamo. Montiamo un flash boost. Vediamo se può fare la differenza, ma oramai siamo in chiusura. Questa bella rocchetta qua. Oppure magari ci sta e non ne vuole sapere. Non siamo riusciti a solleticarla la signora. Oggi non ci ha voluto. Vabbè. Magari arriva uno che si ferma, oh, ci ha messo le mie idee, non va da Satolani e la prende. Assolutamente. Tu magari che parti, ci vieni tutto bello organizzato, no? Fai il cappotto. La pesca è così, eh. Sai che vai vicino il cappotto. Però capito, per l'inverno il cappotto ci sta bene. È un periodo duro. Io mo sono, come dire, fremente dalla voglia di pescare il periodo primaverile, come mi hai detto tu. Di serra io ho visto delle incursioni di serra dentro al fiume, violente. La corrente del fiume portava via i pezzi di cefalo così, tagliati a metà. Una cosa assurda, guarda. La cattiveria di quel pesce, quella anche se ha mangiato, però è talmente cattivo che... Ah, proprio è... fa il famoso overkilling, uccide più di quello che serve. Ce l'ha nel sangue. Dopo la bella pescatina io me ne torno a casa, invece Ruggero mi dice che probabilmente continua la sua pesca in un altro spot. E poco dopo, mentre io ero tranquillo sul divano, mi arriva questo messaggio. Federico, è arrivata pure la terza. Dove mi mostra la sua terza spigola. E io stavo a casa sul divano, come dire, bisogna insistere fino a quando ci se la fa, soprattutto quando si pensa che le condizioni meteo siano quelle giuste. E Ruggero, dall'alto della sua esperienza, aveva capito che era il giorno buono. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale.